Amici di CTNC TV, oggi siamo qui alla Sagra di Baggio, è domenica, un tempo splendido, chi ricorda le sagre precedenti di Baggio ricorda sicuramente pioggia, freddo, mentre a parte il mio abbigliamento c'è gente ancora a maniche corte. Adesso siamo qui, ci siamo fermati davanti allo stand dell'associazione Amici Cascina all'interno e siamo qui con il suo presidente, il signor Gianni Bianchi. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi telespettatori. Mi dica, la Cascina all'interno cosa rappresenta l'associazione? L'associazione si è costituita nel 94 per dare un futuro a questo antichissimo luogo, perché ha quasi 1000 anni, la traccia più antica risale addirittura al 1134 in cui viene citata Cascina all'interno. Ha sempre avuto un'importanza molto forte nel territorio ad ovest di Milano, nel territorio di Baggio. Ad esempio nel 300, nel 1353, viene indicata come la possibile residenza di Petrarca, Francesco Petrarca, durante il periodo estivo, dove veniva a trascorrere dei momenti di serenità. Poi la casa di Petrarca, la villa padronale, nel corso dei secoli venne ampliata e trasformata in azienda agricola nel corso del 700-800. C'è anche una chiesettina, è un luogo diciamo importante per il territorio. Nel Novecento, nel 1926 al 1941, era molto celebre per essere la residenza del Don Giuseppe Gervasini, meglio conosciuto come Prede Ratanà, personaggio incredibile, una sorta di Padre Pio di Milano. Cascina all'interno era la meta di migliaia di persone che venivano a farsi curare in questo luogo. Passata la Seconda Guerra Mondiale iniziano i guai per questo luogo, perché da un luogo di poesia, di un luogo di alta spiritualità, a seguito del boom economico, delle scelte urbanistiche dell'epoca, per Cascina all'interno, come per gran parte delle cascine milanesi, inizia una inarrestabile fase di declino. L'azienda agricola sopravvive in qualche modo, la chiesetta viene smantellata negli anni 50 e inizia un lento decadimento. Nel 94 appunto ci costituiamo come associazione Amici Cascina all'interno per contrastare un progetto che l'avrebbe snaturata, cioè avrebbe tolto l'antica funzione agricola per trasformarla in un residence anonimo. Ci siamo costituiti come associazione, abbiamo coinvolto la cittadinanza non solo limitrofa ma di tutti i quartieri e del mondo associativo, siamo riusciti a far cambiare la destinazione d'uso da residenziale a mantenerla agricola, e da lì è iniziato il nostro percorso e portiamo avanti una sorta di discorso di agriculturale, cioè siamo in un luogo molto ricco di natura e di agricoltura in piena città, e già questo è una gran cosa. Siamo nel Parco delle Cave, c'è ancora un'azienda agricola funzionante, ci sono ancora le acque limpide come ai tempi medievali, ai tempi del Petrarca, e quindi abbiamo impostato la nostra attività sulla divulgazione di queste caratteristiche importantissime di questo luogo, come organizzando mediamente dalle 20 alle 25 iniziative annuali. Una è questa della Sagra di Baggio, ma abbiamo conferenze sulle caratteristiche del territorio, abbiamo anche dei momenti di grande partecipazione, di grande suggestione, come ad esempio il Falò di Sant'Antonio che cade il 17 di gennaio, o la Lusirella, la lucciolata, una passeggiata notturna nel Parco delle Cave a metà maggio, insomma intorno al 20 di maggio. In più abbiamo un'iniziativa, anche questa molto bella, ad agosto, per le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo, molto partecipata e molto gradita dalla cittadinanza. Abbiamo anche pubblicato diversi libri, uno su addirittura 130 cascine dell'Ovest milanese, quindi cerchiamo di divulgare sia l'aspetto culturale che l'aspetto culturale di questa zona. Cascina all'interno, finalmente siamo a un buon punto, perché nel settembre, proprio pochi giorni fa, il 22 settembre, è stata riaperta la cittadinanza dopo circa 3 anni. Era stata dichiarata inagibile dal Comune di Milano, che è diventato il nuovo proprietario della cascina, è stata riaperta grazie a degli interventi di messa in sicurezza coordinati a Politecnico. Ecco, il Politecnico di Milano è stata la svolta, l'intervento di Politecnico. La cascina è stata misurata, anzi in corso ancora di misurazione,
se si può dire, centimetro per centimetro, per datarla, per trovare i materiali, per trovare il metodo più opportuno per restituirgli l'antico splendore e riaprirla in tutta sicurezza per la cittadinanza. Politecnico il 22 settembre ha organizzato un workshop per illustrare alla cittadinanza appunto il progetto di Cascina Interno, che prevede un metodo step by step, cioè gradino per gradino, passo dopo passo, cercare di mettere a posto tutto il complesso, ma da subito mantenendo anche la frequentazione della cittadinanza. E grazie all'intervento del Politecnico il Comune di Milano ha recepito questo messaggio e ci ha dato la possibilità di rientrare, quindi abbiamo ancora l'accesso al cortile, importantissimo, si può visitare la chiesettina che è molto molto bella e si può, diciamo usando uno slogan, riprendere a organizzare le nostre iniziative all'interno dell'interno e non come adesso invece all'esterno della cascina. Un po' un gioco di parole, ma ecco, abbiamo un'associazione di circa 40 soci molto attivi, poi abbiamo centinaia di persone simpatizzanti, ma la cosa bella è che il quartiere, ma non solo il quartiere, tutta la zona, ma anche Milano, ha preso a cuore Cascina all'interno ed è un luogo in cui la gente entra e si trova bene, quindi è un luogo di serenità. Vorremmo sforzarci appunto di ricostruire questo tessuto, questa anche voglia, questa gioia di stare assieme e magari dimenticare per qualche ora tutte le rogne della vita moderna e quotidiana. Ciò che è all'esterno. Okay. Tutto ciò che è, lasciare all'esterno gli impedimenti, le rogne, le cose negative e ritrovare un po' la gioia. Anche non è retorica, ma non è una nostalgia, ma anche il modo per stare assieme, perché assieme si sta molto bene. Alle nostre iniziative la gente partecipa entusiasta, con emozione, prova emozione, questo per noi è la più bella gratificazione. Anche lo stand di oggi è abbastanza simpatico, colorato, movimentato, rappresenta un po' il nostro, chiamiamo stile, di apertura verso la cittadinanza e di voglia di trasmettere agli altri ciò che è nel nostro cuore. Perfetto, Presidente, io la ringrazio. Beh, ringraziamo l'associazione, la perseveranza dell'associazione sicuramente sta dando quindi frutti sperati e facciamo un in bocca al lupo all'associazione e invitiamo naturalmente tutti a andare a visitare la cascina all'interno. Sì, si può, posso rubarvi 30 secondi, il nostro sito classico è www.cascinainterno.it. Pubblichiamo le nostre iniziative sulla home page del sito, abbiamo anche una mailing list che stiamo, insomma anche il sito lo stiamo ristrutturando come sempre. Veniteci a trovare, Cascina Interno si trova nei pressi del Campo Kennedy, in via Fratelli Zoia 194, facilmente raggiungibile dai mezzi e soprattutto uscendo dall'interno inizia il Parco delle Cave, la meraviglia del Parco delle Cave. A nostro parere l'angolo più bello del Parco delle Cave, c'è ancora la struttura agricola, i campi, i fossetti con l'acqua pulita, ci sono ancora gli aspetti del contado medievale tal quale era ai tempi del Petrarca, quindi è possibile ripercorrere in un certo senso i sentieri amati dal Petrarca, si possono rivedere ancora in questi giorni, quindi aspetto numerosi i vostri telespettatori. Sicuramente, perfetto, grazie Presidente. Grazie.